Vi do qualche spunto che abbiamo ricevuto da pochissimo. Abbiamo ospitato una professoressa a Decatur che parlava di nutriceutica, parlava di cibo come panacea dei mali, quindi della cura con il cibo. Diceva intanto che quello che diceva Feuerbach è un'idiozia, non siamo quello che mangiamo, ma bisogna prima capire che cosa siamo per poi mangiare giustamente. Diceva anche che negli Stati Uniti gli ultracentenari negli ultimi anni sono cresciuti del 370%, però vivono una vecchiaia piena di acciacchi. Fanno festa le industrie farmaceutiche, che sono felicissime di avere questi malati cronici che devono essere curati quotidianamente ogni giorno, però proprio perché l'alimentazione è completamente sproporzionata ed è fatta di tante proteine, carni, grassi animali piuttosto che la buona e sana frutta e verdura, c'è questo problema, si è vecchi e si sta malissimo, quindi una vecchiaia terribile. Uno dice: chi me lo fa fare di vivere fino a 120 anni male, preferisco arrivare a 80 ma felice come una scimmietta. Ecco, anche in questo caso ci sono problemi. L'ultima cosa che mi ha detto è che noi raccontiamo la dieta mediterranea come buona, pulita e giusta, se vogliamo citare Carlo Petrini, come figa, la più bella, la migliore, eccetera, eccetera, e poi ci sono delle campagne su panini globalizzanti a 0,50. Come facciamo a vincere, soprattutto quando dobbiamo imparare da giovani a metterci dentro del cibo, che sarà poi, se costruiamo le basi da giovani, poi questa base è solida e durerà nel tempo. Come facciamo a vincere quando ci sono delle compagnie che escono fuori e colpiscono un settore preciso, che sono i giovani in età di pubertà, nello sviluppo, che non sono più interessati al cibo come i bambini? I bambini sono interessati al cibo perché ci giocano con il cibo, perché la mamma racconta storie con il cibo, perché a scuola ancora si usa il cibo magari per fare le catenine, eccetera, e mentre racconti questa cosa gli racconti anche che fa bene, eccetera. Io vedo mia nipote a 6 anni, è ancora attratta dal cibo, io le racconto, lei ascolta, poi mi riporta, è curiosa. C'è l'altro mio nipote che ha 12 anni, 13 anni, se io gli parlo del cibo me lo sputa in faccia, mi dice: ma a me che cosa me ne importa del cibo? Io devo uscire, ho le ragazzine, ho altri interessi e quindi mangio per l'energia, devo mangiare in fretta e veloce perché non ho tempo da perdere. E allora 0,50, mi mangio un panino, esco e vado ad affrontare la vita che è fatta di tutt'altri interessi. Secondo me ci sono gravi problemi, torno alla comunicazione, gravi problemi di comunicazione, dobbiamo cambiare, perché forse dobbiamo copiare quelli che vendono il panino 0,50 per vendere l'insalata e proporla figa, trainante, accattivante, forse quello è un metodo. Ma io parlo da osservatore del mercato della ristorazione e quindi aggiungo una cosa che è un dato importante. Poi c'è Massimo che ce lo dice, visto che ha lavorato per l'azienda globalizzata per un sacco di tempo. C'è un Happy Meal in tasca, c'è Massimo. Esatto. Così avete capito. E quello che vedo che cos'è? Che noi abbiamo una ristorazione fortemente segmentata ed è un altro valore dell'Italia. Quindi quando noi diciamo che abbiamo migliaia, perché abbiamo oltre 110.000 ristoranti in Italia e per la maggior parte sono ristoranti tradizionali, dove le famiglie, le persone trovano ancora il modo di mangiare di una volta che a casa non trovano più, soprattutto alcuni piatti che non si fanno più a casa perché sono laboriosi, c'è bisogno di impegno, c'è qualcuno che lo fa. Quindi da questo punto di vista, uno, il modello della ristorazione italiana è un modello segmentato che ha un'offerta ampia, dove si può trovare tutto quello che si vuole, e per me questo personalmente è un valore ed è la ristorazione prevalente, è una ristorazione tradizionale. Non si possono fermare alcune forme di innovazione, di cambiamento all'interno del nostro mondo, perché non ci si può, come dire, non si può fermare il mare con le mani. Quindi dico, penso che c'è la possibilità di mangiare bene dappertutto se si vuole. Andiamo da Massimo, l'abbiamo tirato in ballo, un amico appunto aveva l'Happy Meal in tasca, oggi è Cibiamo Group. Massimo, è difficile, no? È dura, io credo che
la parte di educazione sia di una importanza vitale. Vi parlo non di me, ma di due episodi di questi giorni. Lunedì sera ho sentito un bellissimo intervento di Carlin Petrini, qua a Milano. Martedì sera una ricerca di Granarolo che parlava di come cambiano i consumi degli italiani. Ma la cosa che vi volevo raccontare, come Federico ha parlato di sua nipote, mercoledì mia figlia è andata a visitare le risiere in provincia di Mantova, è tornata a casa col suo pacchetto di riso, lo ha cucinato, lei c'ha 10 anni. Allora, con questi 3 esempi che casualmente erano uno dietro l'altro, mi viene da dire, ragazzi, bisogna coinvolgere i bambini, le scuole hanno un ruolo vitale. Non a caso io oggi sono qua con i miei figli. La cosa che ho detto loro in macchina venendo qua, e ho detto andremo a trovare tanti amici, mi raccomando, una cosa che vorrei fare con voi è dietro ogni assaggino chiedete che storia c'è. E quindi io mi limito a questa cosa, Fede, cioè avete detto tantissime cose in cui mi riconosco come azienda, oggi lavoro per un'azienda di ristorazione tutta italiana. Io credo che abbiamo come paese un patrimonio straordinario e per valorizzarlo, mi collego all'ultima cosa che ha detto Fede, occorre proprio comunicarlo per bene. Ci sono delle tecniche di comunicazione che le grandi aziende conoscono perché ne sono maestre. È vero, quelle stesse tecniche di motivazione, coinvolgimento possono essere applicate al riso. Potrebbe essere una buona idea. Sapete quanto costa un chilo di cavoli o di broccoli? È il più potente antiacido che ci sia in natura, costa 1 euro al chilo. Sapete quanto costa un antiacido farmaceutico? 630 euro al chilo. Quindi basterebbe fare un po' di questi ragionamenti e uno certo che si fa il cavolo, che tra l'altro è buonissimo, il broccolo, fatto bene, è un piatto eccezionale. E noi non lo facciamo, mangiamo carne, ci acidifichiamo e poi compriamo gli antiacidi, costano 630 euro al chilo. Sono ragionamenti facili, se uno pensa questo forse dice che cacchio, mio figlio insegna a mangiare i cavoli, magari all'inizio te li sputazzi, però piano piano raccontandogli anche un po' di storie lo fai affezionare. Secondo me noi abbiamo un patrimonio fantastico, no? Cioè, quando tu dici questa cosa io dico l'Italia che figa che è, c'ha le cose più buone del mondo, la biodiversità come in Italia non c'è nessuno, noi ce l'abbiamo per culo, scusate se uso questa parola, ma il devoto Oli dice che è sinonimo di fortuna, quindi lo posso usare, noi ce l'abbiamo, poi l'assessore non è d'accordo, noi ce l'abbiamo per fortuna, la biodiversità in Italia c'è per fortuna, perché ci sono stati i romani, poi per fortuna c'è stata l'invasione dei barbari, poi per fortuna l'impero romano si è sfaldato, ci sono stati gli incastellamenti e grazie agli incastellamenti a San Benedetto da Norcia e tutta questa storia abbiamo la biodiversità più incredibile di tutto il mondo, ma noi attuali ce la siamo trovata, mica l'abbiamo fatta noi. Dobbiamo solo preservarla, la stiamo distruggendo così come tutto il nostro patrimonio culturale, il patrimonio turistico, stiamo distruggendo tutto. Noi martedì avremo un incontro con i giovani di Coldiretti sulla bellezza, loro pensano che la bellezza sia il motore della nostra salvezza e dicono che l'Italia è un paese meraviglioso. Io dirò di no. Sarò contrario, sarò antitetico, dite quello che volete, io dirò che se fino a qualche tempo fa l'Italia era un paese bellissimo con delle sacche di bruttezza, adesso è un paese brutto con delle sacche di bellezza che stiamo distruggendo e ho un documento fantastico. Nella stessa cosa, lo possiamo dire per la nostra dieta, per la nostra alimentazione, per il nostro patrimonio di biodiversità. Siamo stati fortunati fino ad ora, stiamo facendo il possibile per distruggerlo e questo io lo trovo terribile. Luciano, nel documento si parlava anche del rapporto che gli italiani hanno con la bilancia, no? È vero, è singolare questo, sì. Ci pesiamo poco ma per paura. Sì, questa è un'altra cosa, parlando di obesità, di sovrappeso, non potevamo anche così tracciare, ma una curiosità che è il rapporto con la bilancia. Naturalmente qui ci sono dei comportamenti che si vanno polarizzando. Da un lato c'è una
può parte di popolazione, una minoranza che è più attenta e quindi si pesa con maggiore consuetudine, diciamo, a volte quotidianamente o comunque almeno una volta al mese, e poi c'è una parte di popolazione che invece ha un rapporto pari zero, tolleranza zero con la bilancia. E questo non è tanto un problema così di capire se uno pesa, la dice lunga sul rapporto che abbiamo con tutto il mondo che è legato, no, al cibo, quindi alla salute, anche al movimento, perché naturalmente il peso non dipende soltanto da quanto si mangia, come si mangia, ma anche dal tipo di vita che si fa, se si fa un po' di attività fisica e così via. Ecco, quindi questa è un'altra cosa curiosa. Far aumentare l'abitudine, far crescere l'abitudine a pesarsi, non è una cosa fine a sé, è un mezzo per ristabilire un rapporto più corretto con tutto quello che c'è dietro. Quindi non dobbiamo dire spingiamo tutti a pesarsi perché è la cosa più importante della vita, no, perché vuol dire che stiamo attenti ad altre cose. Quindi è un punto di arrivo, non è un punto di partenza il rapporto con la bilancia. Non...